Sono saltati, almeno il momento, i propositi di convivenza di Luca Lantieri e Maria Rita Salino. La coppia è stata protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island andata in onda e proprio all'interno di quel contesto ha vissuto la sua prima crisi. Luca prese una sbandata per la single Irene Casartelli, la donna per la quale era sembrato pronto a mettere in discussione la sua storia d'amore. Ferita dal suo atteggiamento, Maria Rita ha deciso di tornare con lui solo in occasione del loro ultimo falò, ma, a distanza di 2 mesi da quel momento, le cose tra loro non sono ancora ritornate al punto in cui erano quando i due decisero di partecipare al gioco. Lo raccontano a Uomini e Donne nella prima puntata del Trono Misto cui i due hanno partecipato come coppia. Presente in studio anche Irene, la single che ha rischiato di allontanarli. È Maria Rita la prima a parlare. Questa esperienza mi ha dato tantissimo, mi ha regalato quella sicurezza che mi mancava prima di entrare nel programma. Sono arrivata a Temptation Island perché volevo cominciare una convivenza, non sapevo che lui avesse dei dubbi sul nostro rapporto. Sono uscita con lui, ma quando ho visto le puntate a casa, ho avuto un crollo e l'ho lasciato. Siamo stati 2 settimane e mezzo senza vederci. Lui ha continuato a cercarmi per tutto il tempo. Adesso sono io che non so ancora se andare o meno a vivere con lui. Adesso le cose si fanno come deciso io. Me lo sono ripreso perché sono innamorata di lui. Luca ammette di aver sbagliato atteggiamento nei confronti della sua fidanzata, mancandole di rispetto. La mia attrazione nei confronti di Irene è cominciata subito. Ho fatto di tutto per tornare con lei, mi mancava. Con Irene non c'è mai stato nulla. In quel contesto non mi rendevo conto di quello che dicevo. Fino all'ultimo momento non riuscivo a capire dove avevo sbagliato. Mi sono reso conto dopo di aver esagerato con le parole. Questa esperienza mi è servita a far sparire ogni dubbio. Ho capito che sono veramente innamorato di lei e mi piacerebbe iniziare una convivenza. A remare contro di loro è Gianni Sperti che accusa Maria Rita. Le corna le porti bene. L'amore non deve mai superare il rispetto per se stessi. Al loro confronto di fronte al pubblico partecipa anche Irene Casartelli, già corteggiatrice e Uomini e Donne scelta dalla redazione del programma e proprio in virtù della sua prepotente sensualità. La Casartelli non avrebbe mai lasciato il programma insieme a Luca e più volte l'ha invitato a tenere a freno i suoi istinti più ardenti. Alla base del suo atteggiamento c'era il rispetto nei confronti di Maria Rita, a cui oggi l'ex tentatrice ha dato voce. Mi distaccavo molto da lui perché lo vedevo troppo preso e quindi le consigliavo di aspettare, di capire bene che cosa volesse. Non sarei uscita dal programma con lui e sono contenta che siano tornati insieme. Maria Rita è una donna con la D maiuscola. Chi se ne frega?